concetto con sì, perché comunque pur di cambiare qualcosa è meglio cambiare, qualcuno dice no, questa è la costruzione più bella del mondo e quindi non bisogna cambiarla per niente. Io credo che fra questi due estremi ci possa essere una via di mezzo. La nostra Costituzione è un'ottima Costituzione, però ha 70 anni e quindi ha bisogno di essere aggiornata, perché è figlia del periodo del fascismo, della guerra, e quindi oggi è cambiato veramente il mondo e va aggiornata. Noi non diciamo teniamola come quella attuale, però è anche vero che se una cosa devi cambiarla in meglio, non in peggio, come invece si sta cercando di fare. L'unico sistema purtroppo è andare in giro come quest'oggi, come ho fatto ieri all'Aquila, a Pescara, in tutti i vari posti, perché ovviamente possibilità di confronti anche televisivi, radiofonici, giornalistici, meglio andati all'inizio queste possibilità. Poi tutte le volte che c'è un confronto diretto con gli esponenti del sì, che hanno portato anche grandi politici o costituzionalisti, riesce a fargli a fette la riforma, per cui dopo non mi ha più invitato nessuno, per cui devo andare in giro a fare questo pellegrinaggio. Però devo dire che rispetto a una prevalenza del sì iniziale, oggi i sondaggi danno in vantaggio al no. Certo, c'è